Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Il mio nome è Rossella e sono qui per parlarvi ancora degli angeli, di come connettersi con gli angeli, chi sono gli angeli e quanto sia importante comprendere che gli angeli sono esseri di luce e di amore puro incondizionato che rispondono solo a Dio, alla vibrazione dell'amore. Non sono esseri che noi possiamo comandare a bacchetta, non stiamo parlando dei geni della lampada, stiamo parlando di esseri molto evoluti ed elevati che rispondono alla nostra saggezza, alla nostra integrità, alle nostre intenzioni pure d'amore. È per questo che gli angeli invitano noi esseri umani divini a connetterci con loro attraverso intenzioni pure d'amore. Gli angeli non risponderanno mai a intenzioni dettate dall'ego, dalla paura e dal giudizio. È molto importante che quando ci rivolgiamo agli angeli vogliamo delle risposte per il massimo bene nostro, ma anche per il massimo bene di tutte le persone coinvolte e per il massimo bene supremo. Quindi quando ci rivolgiamo a loro lo dobbiamo fare con amore e con umiltà, perché questi esseri straordinari non si metteranno mai al di sopra di noi o al di sotto di noi, ma ci vedono nello stesso livello, attraverso il cuore, attraverso l'anima, attraverso la vibrazione dell'amore puro incondizionato. Noi non siamo i loro dei, come qualcuno dice. Loro non sono i nostri geni della lampada. Loro sono esseri di luce, amore puro incondizionato a servizio della creazione, della sorgente, ok? E quindi della parte più profonda del nostro essere, che è Dio e che è dentro di noi, hanno un grande rispetto per noi esseri umani. E quando noi sbagliamo e quando noi vibriamo nell'ego, loro non giudicano il nostro comportamento, ma non rispondono ai nostri capricci come dei bambini monelli che vogliamo avere le risposte, vogliamo sapere, vogliamo conoscere. Non è questo l'atteggiamento giusto col quale ci possiamo rivolgere a Dio, alla sorgente, quindi anche ai nostri angeli. Allora, molte persone che seguono le mie letture angeliche mi scrivono, no? E mi dicono: a me piace la tua energia, la tua gioia, però come mai gli angeli non mi rispondono? Come mai gli angeli, tu sei così gioiosa, mi fai sentire la gioia dentro di me, ma poi ricado nelle basse frequenze della disperazione. E questo è perché è importante vivere nel mondo, ma non vibrare nelle frequenze della terza dimensione. È importante staccarsi dal dramma della società, in quanto se noi accendiamo il telegiornale ogni singolo giorno, più volte al giorno, e sentiamo di eventi catastrofici, soprattutto le anime più sensibili, come può essere la mia anima, iniziano, cioè cambiamo frequenza immediatamente, perché entriamo in uno stato di compassione, proviamo dolore per gli altri, arriviamo addirittura a sentire il dolore degli altri. Ma questo è comune per tutti gli esseri umani, perché consciamente o inconsciamente iniziate ad abbassare la vostra frequenza. È importante quando conoscere quello che capita nel mondo, ma fino a un certo punto è importante mandare luce e amore ogni singolo giorno all'umanità, al pianeta, agli esseri umani, alla transizione, a questo cambiamento importante che sta avvenendo, ok? Perché la televisione ci trasmette solo eventi catastrofici, ma non ci parla mai di cose positive, di cose meravigliose che avvengono ogni giorno nella vita di centinaia e migliaia di persone. Se una televisione fosse mirata all'amore, alla compassione, al perdono, all'autoconsapevolezza, io credo che il risveglio planetario sarebbe molto più veloce. Ci sarebbero più anime predisposte a un atteggiamento di
di crescita, un atteggiamento di elevazione spirituale, e invece viviamo in una società che in un certo senso manipola o viene manipolata affinché noi cadiamo sempre in basso nelle basse frequenze di paura. Quindi, care anime, io quello che vi posso consigliare per poter essere sempre nella gioia, nell'allegria, è quello di esprimere la vostra anima. E questo non significa che la vita non stia provando la mia vita, la mia anima, perché sono veramente tante le sfide che da quando mi sono risvegliata, anzi da quando sono nata, è una continua, accadono sempre tante cose intorno a me, cose che possono riguardare direttamente la mia persona, ma anche le persone intorno a me, i miei cari, i miei familiari. E assolutamente, per poter essere di aiuto agli altri, alle altre persone, è fondamentale che prima di tutto lavoro su me stessa, quindi sulla mia autoconsapevolezza, sul perdono, sulla guarigione del mio cuore, sul mio riallineamento. Lasciando andare vecchi schemi di credenze, paure che ogni tanto riaffiorano anche dal passato, perché magari il lavoro che è stato fatto deve essere completato. È un continuo lavoro su me stessa. Gli angeli mi aiutano in questo a mantenere alte le frequenze, ma mi consigliano anche di lasciare andare il dramma della terza dimensione. Mi consigliano anche di staccarmi dal dolore delle altre persone, anche quando si tratta dei miei familiari, perché questo, se no, fa ammalare me. Io posso essere un esempio, posso portare in alto le altre persone, posso facilitare la guarigione negli altri anche con le frequenze, che è il lavoro che appunto io faccio, ma per fare questo è importante che io sia integra, sia solida, sia radicata. È importante che io sto nel mio pieno potere, quindi ogni tanto mi devo staccare dal caos per rientrare nel mio sacro cuore. Ecco perché gli angeli consigliano di uscire nella natura, ecco perché gli angeli consigliano di circondarvi di persone che capiscono la vostra natura delicata. Ecco perché molte anime che esprimono la propria creatività devono staccarsi un po' dal mondo. Non vuol dire isolarsi del tutto, significa che queste anime hanno bisogno di ritrovare il proprio spazio sacro. Quello che gli angeli consigliano è affiancatevi da persone positive, da persone che hanno i vostri stessi progetti, che hanno la vostra stessa visione, perché insieme, in comunione di intenti, si possono creare cose straordinarie. Quindi mantenere alte le frequenze è un lavoro quotidiano su se stessi, va bene? È possibile, arrivati a un certo livello, dopo tanto lavoro su di sé, ogni tanto è possibile ritornare giù. Significa che devi ancora vedere degli aspetti di te che devi ancora guarire, che devi ancora lasciare andare, che devi ancora perdonare. Questo è una continua crescita, ma più tu lascerai andare il passato, più tu perdonerai te stesso e gli altri, la vita stessa e Dio, e più tu riuscirai a elevare le frequenze. E elevando le frequenze, tu riesci a connetterti maggiormente con Dio, con l'amore, con gli angeli, con gli esseri della natura, con la tua anima, con la tua espressione creativa. Attiva. Ecco perché gli angeli portano messaggi, chiamati messaggi positivi, messaggi potenzianti. Questi messaggi sono per coloro che stanno facendo questo grande lavoro e che stanno proprio allineando la propria vita alla missione della propria anima. E quando la tua vita come essere umano è in allineamento alla tua anima, tu esprimi il tuo massimo potenziale su questa terra. E quindi, anche se vedi che le cose non sono esattamente al 100% come vorresti, tu sai che vibrando in questa frequenza di amore, di apertura all'amore, di apertura a ricevere il tuo massimo potenziale, sai che stanno arrivando cose buone, cose grandi. Non ti focalizzi sulle cose
tra virgolette, negative che hai intorno, ma ti focalizzi sul momento presente, sulla tua gioia del presente. È questo che poi porterà nella tua vita risultati positivi nell'amore, nella carriera, nelle amicizie, nella tua missione dell'anima. Quindi non si tratta di essere solo positivi qui nella mente, ma si tratta proprio di avere un vero e proprio riallineamento col tuo sacro cuore, con la tua gioia interiore, con la tua voce interiore che ti guida passo dopo passo ad agire nella direzione dei tuoi sogni. È un lavoro straordinario che tutti noi e tutti voi possiamo fare per essere espressione della nostra anima. Ok? Gli angeli rispondono all'amore, gli angeli rispondono a solo a Dio. Ok? Quindi è importante che anche noi siamo in allineamento col divino che è in noi, col nostro amore, con la nostra genuinità, con la nostra pura intenzione di luce, di amore puro. È importante che ci rivolgiamo con rispetto a questi esseri straordinari che sono qui per aiutarci e sostenere il nostro progetto divino. Sono come degli amici, sono delle guide, sono dei maestri che ci stanno aiutando a ricollegarci alla verità, alla saggezza e all'integrità. State lontani da tutto ciò dai cosiddetti finti angeli, da quelle finte guide o finti esseri che si spacciano per angeli, perché se voi sentite dolore, se voi sentite resistenza, se voi sentite paura, disarmonia, se voi sentite la vostra energia calare, se voi sentite che la voce che vi parla è un'energia giudicante, io il consiglio che vi posso dare, non abbiate paura, pregate l'Arcangelo Michele di liberarvi da queste energie che sono egoiche e si attaccano anche al vostro ego. Più voi uscirete dall'ego e più voi riuscirete a riallinearvi alla gioia infinita della vostra anima. Chiedete la protezione dell'Arcangelo Michele, l'Arcangelo Michele sarà ben felice di liberarvi da queste basse frequenze di paura, sia che si tratti della vostra energia, del vostro ego che vi sta sabotando, vi sta impedendo di vedere la realtà come realmente è. Avete una visione distorta della realtà perché vivete nelle frequenze della paura, nelle basse frequenze del giudizio. Credete di non essere degni, avete paura che altre persone sono migliori di voi, questo non è così. Operatori della luce, voi sapete chi siete. Cari esseri luminosi, anche se voi il vostro compito non è quello di essere un insegnante spirituale, il vostro compito è quello di irradiare la vostra luce all'esterno con i vostri figli, i vostri allievi, con i vostri parenti, i vostri amici, nella vostra vita di ogni singolo giorno. Uscite dalla paura, uscite dal dramma, c'è un grande percorso da fare. E ora vedremo quali sono le tappe. Secondo i consigli degli angeli, allora, prima cosa che l'Arcangelo Michele ha consigliato a me è quello di proteggermi ogni singolo giorno e di purificare l'energia della mia casa, se non tutti i giorni, almeno una volta alla settimana, purificare noi stessi, ok? Ogni singolo giorno. Dal momento, io vi do un consiglio, dal momento che voi purificate la vostra energia, potete contemporaneamente purificare l'energia della vostra casa e chiedere la protezione per voi stessi, per la vostra casa, per i vostri cari e per l'intera umanità. Ci vogliono 5 minuti per fare questo, 5 minuti al giorno, ok? Poi fare il cosiddetto processo di liberazione. Potete scaricarlo dalle risorse gratuite del mio sito www.connessioneangeliche.com. Potete anche scaricare l'audio in MP3 e ascoltarlo ogni giorno, ma laddove avete bisogno di liberarvi da grosse cose, da cose importanti, consiglio di recitarlo 2, 3, 5 volte al giorno, ok? Fino a quando vi sentirete più leggeri, più in armonia e più in connessione, in pace con voi stessi, con la vostra anima, con Dio e con l'Arcangelo Michele.
Ok, un altro passo da fare è quello di uscire dal giudizio di voi stessi e delle altre persone. È un grande lavoro, ma potete chiedere aiuto a un amico speciale e questo amico speciale è l'Arcangelo Michele. Chiedete con amore all'Arcangelo Michele di aiutarvi a uscire dall'ego, dal giudizio di voi stessi e delle altre persone. Aiutate, chiedete aiuto per riconoscere sempre la verità, ma imparate a non giudicare la verità, perché sennò ricadrete nelle basse frequenze, ok? Non giudicate voi stessi, non siate troppo severi con voi stessi, ringraziate per ogni piccolo progresso che ogni singolo giorno state avendo nel vostro processo di riallineamento. Un altro consiglio dell'Arcangelo Michele è quello di liberarvi da energie di paura. Quindi informazioni negative che prendete dai media, dalla televisione, dagli amici, dai parenti, dalle persone che vi circondano. Pregate per loro, pregate affinché possano prendere consapevolezza e possano anch'essi riallinearsi con la propria anima. Ma laddove vedete resistenza nei vostri confronti o giudizio, forte giudizio da parte loro nei vostri confronti, in alcuni casi è necessaria la separazione, almeno fino a quando anch'essi si riallineeranno all'amore, oppure in alcuni casi bisogna proprio lasciare andare alcune persone per la loro strada, con armonia, pace e gioia. Non fatevi buttare giù, nelle basse frequenze, perché poi ricadrete nel dolore, nella sofferenza, nei pensieri negativi e nella mancanza di autostima di voi stessi e degli altri, perché il giudizio vi porta anche a questo, ok? Poi un altro consiglio dell'Arcangelo Michele è uscire nella natura, collegarsi con gli esseri della natura di luce e di amore puro, con gli alberi, con le piante, con gli animali, uscite a fare lunghe passeggiate, ringraziate per la bellezza che la natura ci offre. È molto importante disintossicare anche il vostro organismo da cibi che contengono troppi zuccheri, additivi, farmaci usati senza motivo, una ragione valida. Quindi cercate più che altro di nutrirvi in maniera sana ed equilibrata. Privilegiate frutta e verdura. Fatevi guidare affinché possiate farvi guidare dalla vostra anima, dal vostro vero sé, dall'Arcangelo Michele, resistenza. E se c'è resistenza, chiedete all'Arcangelo Michele di liberarvi da tutto ciò che vi sta impedendo di allinearvi alla vostra anima, al vostro sacro cuore e alla vostra vera natura, che è luce, che è amore. Ok? Abbiate compassione e perdonate voi stessi e le altre persone. Perdonate i genitori. Perdonate il padre e la madre, è troppo importante affinché vi possiate ricollegare con Dio, in quanto Dio ha un aspetto maschile e femminile e i vostri genitori sono la prima figura maschile e femminile con cui voi entrate in contatto appena entrate nelle vesti di essere umano su questa terra. Quindi cercate di perdonare assolutamente il padre e la madre, gli ex partner, ok? Fratelli, sorelle e voi stessi. Perdonate la vita, perdonate Dio. Se vi sono capitate cose impensabili, assurde, che la maggior parte delle persone non riuscirebbero nemmeno a sopravvivere, ok? Quindi cose molto gravi, vi chiedo di perdonare con amore Dio. Dovete perdonare voi stessi per aver manifestato questo, volontariamente o involontariamente. È per questo che ci ricolleghiamo al processo di liberazione, ok? Per evitare di manifestare ancora questi eventi. Il perdono è alla base per una profonda guarigione dell'anima, ma anche per evitare che si sviluppino malattie nel vostro corpo. Mano a mano che evolvete, cercate di condividere il vostro cammino con le persone che comprendono il vostro linguaggio dell'anima. Non tenete la vostra conoscenza per voi stessi, perché questo vi impedirà di acquisire no nuove informazioni. È importante fare vostre le informazioni che conoscete, è importante diventare voi stessi guarigione, esempio per gli altri, ma è anche importante la condivisione
condivisione. Il chakra della gola deve essere liberato. Parlate della vostra verità con le persone che comprendono il vostro linguaggio. Siate un faro per le altre persone. Siate luce per illuminare altri fari. Ok? Siate luce per le coloro che hanno bisogno del vostro aiuto. Fatelo incondizionatamente, e laddove verrete guidati nel svolgere questo come lavoro, abbiate il coraggio di agire a piccoli passi nella direzione dei vostri sogni, o meglio del vostro sogno dell'anima. Allineate la vostra parte umana alla vostra parte divina e tutto inizierà a manifestarsi molto velocemente nella vostra vita. Mano a mano che inizierete questo percorso di riallineamento, diventerete sempre più sensibili e più compassionevoli per la madre terra, per gli animali, e inizierete a notare il dolore, la sofferenza che il mondo sta attraversando, le malattie, le ingiustizie. Questo vi farà soffrire perché il vostro cuore è sempre più aperto e sentirete il dolore nel vostro sacro cuore. Ecco perché Dio, l'Arcangelo Michele, gli angeli di Dio suggeriscono di fare un perdono profondo, per tutto ciò che vi sta accadendo, per la vita stessa, ok? Perdonare gli altri è fondamentale, è importante anche cercare di vedere gli altri attraverso gli occhi di Dio, con la consapevolezza che quelle anime ancora non sono risvegliate, che quelle anime stanno percorrendo un cammino necessario, per l'evoluzione della loro anima, e stanno commettendo anche degli errori, stanno commettendo cose che sembrano assurde per la vostra natura angelica, ma è importante praticare il perdono e la compassione, ok? È troppo importante per il vostro processo di evoluzione. Sappiate che esiste una giustizia divina, sappiate che stiamo lavorando per l'ascensione, per la manifestazione di qualcosa di nuovo, di straordinario, che non c'è stato mai prima, né sul pianeta Terra né nell'intero universo. E diciamo che tanti esseri di luce da tutto l'universo stanno cooperando e stanno partecipando a questo straordinario evento, della trasformazione e dell'evoluzione che gli esseri umani stanno avendo molto, molto velocemente, in quanto il tempo lineare, nonostante a noi sembra che il tempo scorra molto lentamente, negli ultimi 50 anni c'è stato uno sbalzo, un salto quantico, non solo nel cambiamento tecnologico, ma anche nel risveglio delle coscienze. Immaginiamoci cosa potrebbe accadere fra 10 anni. Ok, senza andare oltre, non sto parlando fra 100 anni, fra 1000 anni, ma fra 10 anni, molte anime che oggi dormono, pum, si risveglieranno e avranno anche risvegli abbastanza improvvisi. È per questo che è importante che noi prepariamo, siamo i cosiddetti apripista per quello che sta arrivando. Ok, ecco che così noi possiamo collegarci con le frequenze più elevate, con le frequenze della gioia. Ecco che poi iniziamo a discernere chi veramente sono i nostri insegnanti spirituali. Ecco che poi iniziamo a gioire del fatto che possiamo riconoscere la voce di Dio come vera verità, e tutto ciò che non è verità lo lasciamo andare senza giudicarlo. Ecco che poi possiamo finalmente ascoltare noi stessi. E possiamo trasmettere agli altri da cuore a cuore quello che sentiamo dentro. Ecco che in questo modo voi e gli angeli non siete più diversi, siete una cosa sola. Ecco perché non vi sentite più separati da Dio. È questa la connessione, è questa l'unità della quale si parla. Questo significa appartenere a un'unica cosa, quando si è in questa vibrazione, la vibrazione del cuore e dell'amore. Bene, io vi saluto e vi abbraccio e buon riallineamento a tutti. Un bacione, ciao ciao!